Buonasera a tutti, questo è l'ultimo video di Fuoriluogo dalla Commission on Narcotic Drugs di Vienna. È l'ultimo giorno della CND, è venerdì, siamo qui con Elisa Fornero. Si è parlato in questi giorni molto di drug checking anche a livello istituzionale, nei due colloqui informali avuti dalle autorità internazionali con la società civile. Se ne è parlato anche stamattina in un event in cui era presente anche Energy Control. Elisa ci racconta cosa è successo stamattina e nei giorni scorsi. Allora, sì, ieri ci sono stati due dialoghi informali con due diverse istituzioni internazionali, la UNODC e l'INCB. UNODC, ONU, INCB è un po' come la polizia internazionale. E sono state poste delle domande, una specifica domanda ad entrambe queste istituzioni rispetto al drug checking. O pill testing. Entrambe si sono espresse in una maniera sibillina, ma in una maniera tale che facevano trasparire che non fossero perfettamente a favore. La INCB ha detto che il drug checking non ha evidenza scientifica, per cui loro riconoscono come pratica di riduzione del danno ciò che un'evidenza scientifica ce l'ha, come per esempio le drug consumption room. UNODC invece ha tabellato il drug checking come una pratica fantasiosa di riduzione del danno. Triste che sia stato anche un italiano a dire questa cosa. E, come un qualcosa che assicura alle persone un falso senso di sicurezza nel consumo di sostanze. Diciamo che questa risposta fa sottendere una mancanza di conoscenza su che cosa effettivamente è il drug checking e soprattutto c'è sulle evidenze scientifiche che sono anche state prodotte fin qua. Evidenze scientifiche che sono invece state discusse alcune all'interno del side event di questa mattina rispetto ai crypto market, dove era presente il dottor Fernando Caudevilla, meglio conosciuto come Dottor X, che con il servizio di drug checking internazionale di Energy Control sono presenti all'interno dei crypto market e all'interno delle darknet. Per fare analisi delle sostanze. Ha portato il caso di loro sono ovviamente non sono in contatto con i venditori, ma sono in contatto con i consumatori. Sono i consumatori che mandano a Energy i campioni da analizzare. Quando individuano qualcosa di pericoloso, loro emettono delle allerte all'interno delle darknet e in un caso avevano individuato un campione che era eroina fortemente contaminata col fentanyl. Era un campione molto pericoloso. Attraverso il dialogo con le persone che poi usano sostanze, sono riusciti a capire chi poteva essere il venditore. Ovviamente loro non sono forze dell'ordine, quindi non c'è stata una denuncia alle autorità, ma una denuncia all'amministratore del forum. Questa persona è stata immediatamente radicata dal forum e ancora oggi sul forum dove è presente Energy e dove Energy emette delle allerte, dopo poco si vede che queste sostanze scompaiono. Quindi forse più che dare un falso di senso di sicurezza ai consumatori, li informa e fa sì che loro siano invece più sicuri nel muoversi all'interno di un mercato che, essendo illegale, presenta per forza dei rischi. Interessante questa mattina anche un ricercatore del GDPO che ha presentato il modello olandese di lotta al cybercrime. Loro non puntano necessariamente alla chiusura del market, perché sanno benissimo che ogni volta che chiudi un market, altri 10-20 se ne aprono e questi altri 10-20 sono ancora più difficili, ancora più complessi e quindi è come se tu ogni volta de devi ricominciare da capo. Ha inoltre suggerito di non concentrarsi forse troppo su quella che è la chiusura dei market delle sostanze perché ce ne sono altri ben più pericolosi, come per esempio la pornografia infantile. Sono più pericolosi prima di tutto perché non sono gestiti da persone ma da macchine e soprattutto al loro interno non ci sono operatori come Dottor X o servizi come il drug checking internazionale di Energy Control che in qualche modo possono dare degli strumenti alle persone per tutelarsi dai rischi che corrono e soprattutto i marketplace sulle sostanze sono gestiti da persone umane, quindi il dialogo può ancora essere possibile.
Per cui, insomma, pratiche che sono considerate fantasiose dalle autorità internazionali, poi alla fine salvano vite. Ieri invece, fuori da qui, all'Università di Vienna, si è anche tenuto un seminario sull'utilizzo terapeutico delle sostanze psicoattive, in particolare delle sostanze psichedeliche. Elisa, c'è andata, cosa si è detto? Allora, il seminario si è tenuto all'Università di Medicina di Vienna e è stato interessante perché era gestito totalmente da persone under 35, da studenti o comunque persone che hanno appena finito di studiare e si stanno approcciando alla propria vita professionale. Ma allora, è stata discussa, diciamo, l'efficacia o meno degli psichedelici all'interno di terapie, nello specifico di terapie per la depressione. Evidente che cominciano ad essere presenti sul panorama scientifico internazionale, ma non così tanto da poter trarre delle conclusioni. Il problema è che queste sostanze sono ancora tabellate nelle convenzioni internazionali, dopodiché ogni Stato può andare in deroga alle convenzioni internazionali, perché questa è stata un'altra cosa che l'UNODC ha detto, per cui ogni Stato poi è libero di decidere. Il fatto che però queste sostanze siano tabellate fa sì che anche la ricerca si sviluppi di meno. Al momento attuale gli unici che stanno facendo ricerca sono il MAPS negli Stati Uniti, stanno finendo i trial sull'MDMA per la cura della depressione e il disturbo post-traumatico da stress, e dopodiché c'è l'Imperial College di Londra, se non ricordo male, che invece sta facendo dei trial su quello che sono proprio gli psichedelici, quelli poi più non empatogeni come l'MDMA, ma proprio psichedelico come LSD, psilocibina e DMT. Diciamo che la riflessione che veniva fatta è che tutto quello che riguarda la ricerca psichedelica, che cominciò in realtà già negli anni 60-70, risente anche di uno stigma in qualche modo, perché è sempre associato a un qualcosa di rivoluzionario, e questo fa sì che i mondi più formali della scienza, o comunque c'è quelli che sono più conformisti, facciano anche un po' fatica ad affidarsi a un qualcosa che, insomma, rivoluzionario potrebbe creare qualche problema. Sono stati nominati anche i servizi di integrazione come servizi sicuramente molto utili affinché una persona che ha vissuto un'esperienza psichedelica, positiva o negativa, possa andare a trarre il meglio da quell'esperienza, possa trarne il maggior profitto, anche nel caso di esperienze molto molto negative, quindi andare a prendere tutte quelle parti che possono servire a lei per una propria crescita personale. Grazie Elisa, chiudiamo qui questa serie di video da Vienna. L'appuntamento è a questo punto per la riconvocazione della CND, che sarà il 3-4 dicembre, sempre qui a Vienna, dove finalmente si dovrebbe discutere e votare la raccomandazione dell'OMS sulla riclassificazione della cannabis, che come sapete dai precedenti video è stata rinviata. Ci rivediamo presto sulla pagina Facebook di Fuori Luogo. Grazie.